Ci stava per scappare il colpaccio della Virtus Lanciano a Vicenza sotto i riflettori dello stadio Romeo Menti contro la schiaccia sassi del campionato, almeno in questa fase del torneo. Ai rossoneri va strettissimo un pari acciuffato dalla squadra di Pasquale Marino grazie ad un gol di Cocco, contestatissimo dai frentani per una posizione attiva di fuori gioco apparsa piuttosto netta. 2-2 sarà il risultato finale, con scritto nei titoli di coda di questa sfida di martedì che il Lanciano è vivo, e come se è vivo. C'è Grossi a metà campo con Thiam centrale d'attacco, supportato da Piccolo a destra e da Gatto a sinistra, ma soprattutto c'è una buona squadra che, errori cronici a parte, sfodera una prova convincente. Il Vicenza di Marino è squadra da battere e il Lanciano ci riesce quasi. Dirige Aureliano di Bologna e la direzione del fischietto Felsineo di certo sarà ricordato per alcune decisioni totalmente sbagliate. Bene l'approccio Virtus all'11esimo, ci prova Thiam a sorprendere Vigorito, ma non va la conclusione. Un minuto dopo e il brivido è per gli ospiti. Cocco serve Giacomelli che dal limite dell'area lascia partire un tiro incrociato che si stampa sulla trasversale. Al 22esimo il turno di Cocco, ma Aridità in presa bassa para. Partita viva e vivace. Prima ci prova il Lanciano con Aquilanti dagli sviluppi di un corner, quindi la risposta del Vicenza sempre da calcio da fermo, ma l'episodio clou del primo tempo è quello del minuto 34. Cinelli conclude a rete, ma la sua conclusione intercetta il braccio di Aquilanti. Rigore per il Vicenza. Dagli 11 metri si presenta Cocco, ma Aridità in serata di grazia neutralizza la conclusione. Gol mangiato, gol subito, e infatti nel capovolgimento di fronte, angolo di Bacinovic, batti e ribatti in area e il piatto sinistro di Amenta con la deviazione di Moretti che porta in vantaggio il Lanciano. Nella ripresa subito Vicenza, ma la risposta di Aridità c'è. All'ottavo però il Vicenza pareggerà i conti, angolo per i veneti, l'ennesimo tiro dalla bandierina che sarà fatale per i frentani, velo di Cinelli per la botta di prima intenzione di Brighenti che fa 1-1. Al 15esimo ci prova Moretti dalla distanza con una rasoiata su punizione, ma Aridità è sempre presente. Al 29esimo il Lanciano vede la partita mettersi in discesa, il neo entrato Paghera ben servito da Gatto spara a rete, ma sulla sua strada trova Manfredini che intercetta in spaccata la palla, espulso il numero 17, altro rigore, questa volta però a calciarlo ci pensa Antonio Piccolo e fa gol. La gioia frentana dura solo 13 minuti perché al minuto 42 Mammarella ristabilisce la parità numerica in campo e dà anche l'innesco al quello che sarà il gol del pari. Infatti dagli sviluppi di questo calcio di punizione nascerà il gol di Cocco che conclude a rete, ma davanti ad Aridità la posizione di fuorigioco dei calciatori vicentini è piuttosto palese. Pari e D'Aversa infuriato che verrà allontanato da Aureliano di Bologna. In ogni caso al 90esimo ci sarà da essere positivi e soddisfatti per quanto fatto vedere dal Lanciano a Vicenza. Ora la sfida col Perugia senza Aquilanti e Mammarella e con la Virtus che preparerà la sfida umbra a Coverciano.